benvenuto a tutti i presenti, a nome degli organizzatori di questa iniziativa, e cioè del Movimento per la Vita, del Comitato Difendiamo i Nostri Figli Pesaro Urbino, del Movimento Noi per la Famiglia e dell'Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Fano. Questi organizzatori mi hanno chiesto di presentare questo incontro e lo faccio molto volentieri. Ringraziando anzitutto la Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano, nella persona del suo presidente, l'ingegner Tombari, che ha messo a disposizione questa splendida cornice, questa sala, salutando anche l'assessore Fanesi, che qui rappresenta il Comune di Fano. Dunque, il tema di questa iniziativa, come avete visto, è Famiglia italiana, dove vai? Il lungo inverno demografico del Paese. Ci sono alcuni dati, indubbiamente, che sono preoccupanti e così come significativi. Da 10 anni, ce lo hanno reso questi giorni i dati Istat, da 10 anni le nascite in Italia sono in calo. Quest'anno ci sono state 458.000 nascite in Italia, sono 15.000 in meno rispetto allo scorso anno, ma l'andamento è ormai consolidato. Anche il contesto territoriale in cui ci troviamo, cioè il comune di Fano, leggevo questi giorni da una indagine che è stata resa nota, da almeno 5 anni registra un calo nel saldo fra nascite e morti, un saldo negativo di circa 150 unità in un microcosmo piccolo, una piccola realtà come il comune di Fano, da diversi anni. Nello scenario più complessivo abbiamo da qualche tempo un nuovo ministero a livello governativo nazionale della famiglia, ma forse è lecito chiedersi che cosa potrà fare questo ministero a capo di un dicastero senza portafoglio. Inoltre il rilancio della natalità è un tema previsto nel contratto del nuovo governo da qualche settimana si è insediato, tuttavia qualcuno ha visto con una certa preoccupazione il fatto che il nuovo primo ministro non abbia mai menzionato la famiglia nel discorso programmatico alle Camere. Dunque, condizioni per essere in qualche modo ancora preoccupati ve ne sono. La realtà italiana è caratterizzata da un alto debito pubblico, tutti noto, e da un'impostazione di welfare che è concentrato in modo prevalente, in larga misura, sul fronte pensionistico. Ebbene, nel mondo occidentale gli studi ci dicono come la fecondità è correlata al reddito e al benessere ed esiste una correlazione dunque stretta tra alto debito pubblico e bassa natalità nel mondo occidentale. Questo perché l'incertezza sul futuro incide in modo significativo sulla scelta di avere un figlio. Tanto che l'andamento dagli anni 60 ad oggi è speculare ed opposto. Tanto debito, poche nascite. Poche nascite, tanto debito. È l'esito di una ricerca che leggevo questi giorni, pubblicata nel prestigioso European Journal of Population, oltre che in una serie di dati resi noti e studiati da Alessandro Rosina, che è un importante demografo dell'Università Cattolica di Milano. E quest'ultimo dato ci dice anche che vi è un legame tra ampliamento del welfare di tipo prevalentemente pensionistico, quando gli stati destinano più risorse per gli anziani che per i giovani, e riduzione della fecondità. Ed è proprio ciò che sta accadendo da tanti anni in Italia, questo. E dunque la realtà italiana, caratterizzata da un forte debito pubblico e da un'impostazione di welfare concentrato in larga misura sul fronte pensionistico, non può non preoccupare per il nostro tema, perché presenta le condizioni che gli studiosi ci dicono essere le condizioni base di un calo demografico.
Modelli di uscita ve ne sono, certo che ve ne sono tanti in giro per l'Europa. C'è un modello francese che è caratterizzato, ad esempio, in maniera prevalente da incentivi fiscali e assegni alle famiglie numerose. C'è un modello tedesco che è più orientato a favorire le politiche di conciliazione e i servizi per la cura dei figli, conciliazione lavoro-famiglia e servizi per la cura dei figli. Ci sono altri modelli in Polonia, in Ungheria, nella Turchia di Erdogan, che presentano, direi, un mix di misure neoliberiste e localiste, talvolta orientate anche da una certa ispirazione religiosa. E quale modello per l'Italia? Uno di questi che ho appena detto, un altro? A 25 anni dalla costituzione del Forum delle Associazioni Familiari, c'è stato un incontro qualche giorno fa di questo forum, dove è stato rilanciato un cosiddetto patto per la famiglia, per uscire dalla crisi demografica. Questo patto prevede una serie di questioni. Chiederemo magari ai nostri relatori di dire il loro punto di vista sui contenuti di questo patto per la famiglia. Certamente, leggendo questo patto, mi nasce una domanda: che fine ha fatto, c'è ancora sull'arena, diciamo, del dibattito pubblico politico una delle proposte che il forum da anni ha fatto, sta facendo, e cioè il cosiddetto quoziente familiare, per esempio, è ancora sull'arena di questo dibattito pubblico? Ma il forum, per concludere, ha posto anche un altro grande tema, più o meno collegato al primo, cioè al tema del calo demografico. Mi riferisco al tema della identità e il modello di quale famiglia. Cosa si debba intendere per famiglia? Famiglia o famiglie? Il concetto così come definito dalla Costituzione Repubblicana del 48 o come esteso successivamente dalla normativa e dalla giurisprudenza? Ecco, sono tutte domande, interrogativi, scenari su cui ci confrontiamo con i nostri ospiti, che vado rapidamente a presentare. L'incontro che ci apprestiamo, diciamo così, ad avere vedrà alternarsi inizialmente il professor Ettore Gotti Tedeschi, alla mia sinistra, che alla mia destra, non avevo visto, scusi, che è un personaggio molto noto, molto illustre, e ha lavorato inizialmente nella consulenza Seima e McKinsey in particolare, entra poi nella finanza prendendo la responsabilità della Merchant Banking di Milano, cofonda Akros Finanziaria e anche la filiale italiana del Banco Santander. È stato consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo del San Paolo di Torino, consigliere economico del ministro del Tesoro e della Cassa Depositi e Prestiti. È stato presidente del Fondo Infrastrutture F2I, che si occupa di infrastrutture nel settore del gas, delle energie rinnovabili, degli aeroporti, dell'acqua, della banda larga. È stato presidente dello IOR, dove ha avviato importanti riforme per la trasparenza, e ha insegnato e insegna presso diverse università, in particolare l'Università Cattolica di Milano e l'Università di Torino, dove ha insegnato e insegna discipline come le strategie finanziarie e l'etica economica. Collabora da diversi anni con diversi quotidiani, fra cui l'Osservatore Romano. Oltre ad essere autore di libri di economia e di etica economica, tra cui quello di cui ci occupiamo questa sera, che è La culla vuota della civiltà. Quindi a lui diamo inizialmente la parola per un intervento, direi, di ventina di minuti, cui seguiranno poi gli interventi degli altri ospiti. Questo devo tenerlo qua, no? In realtà le statistiche vanno interpretate,
e per interpretarle bisogna conoscere la materia sottostante. E infatti nessun statistico che si occupa di demografia ha detto cosa sta succedendo. L'ha detto quello che ha avuto la fortuna di fare dei dibattiti con qualcuno che sapeva di cosa stava parlando, così gli ha insegnato come si studia la statistica. Faccio un esempio. Il crollo delle nascite, del tasso di crescita della popolazione, incomincia nel 1980. Il tasso di crescita negativo, cioè quindi il tasso di nascite inferiori al tasso di morte, incomincia giustamente 10 anni fa. Perché voi sapete che c'è il tasso di crescita zero, il tasso di crescita zero che inizia più o meno intorno agli anni 80, vuol dire 2 figli a coppia, che è tasso di sostituzione. Papà, mamma, 2 figli. 2 figli, papà, mamma, 0. 1 figlio, papà, mamma, meno 50% della popolazione. Quando Caino uccide Abele, il 50% della popolazione teoricamente è finito. Bene. In Italia, negli ultimi 25 anni, abbiamo avuto un tasso di crescita espresso in numero di figli per coppie vicino tra 1,7, 1,5, 1,3, 1,2. Oggi, una famiglia composta da papà e mamma ancora naturali, quelli che fanno i figli in un modo naturale, hanno di media in Italia, negli ultimi 10 anni, 1,3. La media europea è 1,6. E così via. Allora, vediamo un po'. Io mi limito a parlarvi del rapporto tra figli, famiglia, quindi, e economia. Non esco dai miei ambiti, ci penserà Pillon a parlare di politica, di piani economici. Solo una cosa, è vero che il ministro della famiglia è un ministro senza portafoglio, però credo che se avrà la consistenza che ha Lorenzo Fontana, il vero ministro dell'economia lo fa lui. Perché se no nessuno fa economia. Se non si convince che bisogna invertire la rotta, economia in Italia non si fa. Io sono un economista, non sono un demografo e non sono un politico. Quando sono stato consigliere economico di Tremonti mi occupavo di cose che erano totalmente di economia. Bene, allora io farò un brevissimo accenno a 4 punti, poi mi siedo, se dopo ci sarà tempo di rispondere a qualche domanda mi farà piacere. I 4 punti, rapporto figli e crescita economica, economia e morale, quindi prima spiego, prima farò un cenno evidentemente tra il rapporto tra figli ed economia. Poi spiegherò qual è il rapporto tra l'economia e il senso morale. Farò un cenno sull'origine dei problemi che in questo momento in maniera confusa vengono dibattuti. Spiegherò in minuti qual è il valore economico della famiglia. E dopo, se ci sarà tempo e voglia, vi dirò chi sono stati i grandi nemici della famiglia negli ultimi tempi. Bene, allora, in un dibattito sulla famiglia si sentono dire le stupidaggini, dal punto di vista economico, più grandi che si potesse immaginare. C'è chi dice non si fa figli perché siamo poveri, cioè non si fa figli perché manca la risorsa economica per farli. Errore enorme, sbagliato. Una stupidaggine così è spiegata da come volete voi, ve lo spiego in qualsiasi momento, in qualsiasi nazione del mondo, è esattamente il contrario. Si diventa poveri non facendo figli. E i figli non si fanno perché si è poveri. Il problema è diventato un problema di cultura della famiglia, dei figli. Quindi, primo punto, nasce prima, per parafrasare, nasce prima l'uovo o la gallina. Nasce prima famiglia e figli e si diventa ricchi facendo famiglia e figli? O bisogna essere ricchi per far famiglia e figli? Qualcuno di voi è ancora imbevuto della seconda
di queste ipotesi. Cercherò di spiegarvi che non è affatto vero. Siamo diventati poveri perché non abbiamo fatto figli. E vi spiegherò anche, sempre molto rapidamente, che il problema è drammaticamente grave e è tutto legato al fatto che abbiamo interrotto il tasso di crescita della popolazione nel mondo occidentale, non nel mondo intero. Secondo punto, un'altra stupidaggine che si sente dire è: non faccio figli, è bene non far figli perché aumenta il mio potere d'acquisto e il mio denaro, la mia ricchezza, la mia disponibilità. Seconda sciocchezza spaventosa, che i demografi e gli statistici spiegano confondendo la crescita del PIL di una nazione con la crescita del PIL individuale, il PIL pro capite. E i demografi e molti economisti, per non parlare dei politici, ma qui ce ne sono due senatori, sono in minoranza, non hanno capito assolutamente che differenza c'è tra crescita del PIL nazionale e crescita del PIL pro capite. Se cresce il PIL nazionale e il tasso di crescita della popolazione cresce esattamente come il PIL nazionale, il tasso di crescita pro capite cresce zero. Se il PIL nazionale cresce o diminuisce, meglio, diminuisce, ma il tasso di crescita della popolazione diminuisce di più, il tasso di crescita del PIL pro capite aumenta, perché è un rapporto tra un valore espresso in maniera dinamica e un altro valore, il numero di popolazioni su cui si divide il prodotto interno lordo. Bene, terzo punto, che ancora oggi, nonostante tutto, molti politici, economisti, intellettuali rinnegano, è che ci sia una correlazione diretta, indiscutibile, tra crescita della ricchezza del PIL, del GDP, e il crescita della popolazione. Se qualcuno di voi sapesse rispondere alla domanda fatidica come fa a crescere il PIL in una nazione se la popolazione non cresce o addirittura diminuisce, ha vinto il premio Nobel, perché non ha mai dato risposta a nessuno. Risposte alla Bonino, risposte inventate in un cerchio ristretto di persone, dove poi la persona se ne va via e non risponde alle domande. Quindi, primo punto, si diventa ricchi facendo figli o bisogna essere ricchi per fare figli? Lo lascio a voi. La risposta è vostra, ognuno se la dà per conto suo. Come fa a crescere la ricchezza di una nazione se la popolazione decresce? Lascio a voi la risposta. Provate a domandarvelo intanto che vado avanti. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che è fondamentale, il rapporto tra economia e morale. Molti supposti economisti sono convinti che l'economia sia una scienza e quindi ritengono che, siccome la scienza risolve tutti i problemi, l'economia, che è una scienza, risolve tutti i problemi. Non solo l'economia non è una scienza è dove una causa provoca un effetto, sempre, è valutato dal consorzio, se vogliamo, degli scienziati, che accetta che quella causa provoca quell'effetto. In economia questo non avviene mai. Siccome mi fa piacere, ve lo configuro visivamente. Il grande economista Keynes, che è l'uomo che dovrebbe aver salvato il mondo occidentale dopo la grande crisi degli anni 30, scrisse che la mela di Newton dell'economia non è la mela che casca dall'albero di Newton. La mela che casca all'albero viene attratta dalla forza di gravità e casca a terra. E questa è una legge, che si chiama legge di gravità. La mela dell'economia, se io la faccio cadere, fa così. E va a cadere 6 metri lontano. Perché? Perché l'economia non è una scienza. Conseguentemente, è folle pensare che l'economia, come diceva Giovanni Paolo II in Sollecitudo Rei Socialis, e Benedetto XVI in Caritas in Veritate, è folle pensare che l'economia possa avere autonomia morale.
Quindi l'economia non è altro che uno strumento, un mezzo a disposizione di chi sa usarla e gli dà senso. Terzo punto. Oggi il dibattito dappertutto, aprendo qualsiasi giornale, che sia l'Avvenire, che sia Repubblica, noi troviamo che i tre temi dominanti il mondo in questo momento sono la povertà, l'immigrazione e il problema ambientale. Di tutti questi argomenti, sempre, comunque e ovunque, voi sentirete parlare delle conseguenze morali di questi tre argomenti, la conseguenza della povertà, la conseguenza dell'immigrazione voluta o non voluta, le conseguenze dell'ambiente. Mai avete sentito e sentirete parlare delle cause morali di questi tre problemi. Come si fa a risolvere il problema della povertà, a risolvere il problema dell'immigrazione e a risolvere il problema dell'ambiente, se non si sono studiate le cause? Se io dovessi parlare al Parlamento italiano, al governo italiano, gli farei questa domanda. Signori, per favore, quando dite come si risolve un problema, dovete prima spiegare qual è la causa del problema. Curiosamente, la causa della povertà degli ultimi tempi, che poi in realtà l'abbiamo scoperta noi italiani neanche 10 anni fa, dal 2007 in realtà se ne sente parlare, ma essendo noi pieni di risparmi non la sentiamo ancora così tanto. Comunque, la povertà, il problema dell'immigrazione, vero o falso che sia, irrilevante in questo momento, e dell'ambiente, hanno un'unica causa. Unica. Le non nascite. Se dovessi spiegarvi in maniera abbondante e convincente il perché, voi capite che ho bisogno di un po' di tempo. Siccome questo tempo non c'è, ve lo spiego in maniera estremamente rapida. La povertà è conseguente al fatto che se non cresce la popolazione, non cresce il PIL. Il mondo invecchia e aumentano i costi fissi, che sono quelli che fanno il famoso debito pubblico. Il debito pubblico è conseguente delle non nascite. Non le non nascite sono conseguenza del fatto che c'è il debito pubblico. Il contrario. È che gli statistici e i professori della Cattolica queste cose non l'hanno mica studiate, l'hanno lette. Perché c'è grande differenza tra chi studia e chi legge le cose scritte dagli altri. Le cose o si sanno oppure bisogna riferire il pensiero di altri. Il secondo pensiero si chiama accademico. Gli accademici normalmente su certi temi importanti, dove li vediamo? Fare i consiglieri dei governi. Ecco perché i governi non riescono mai a risolvere un problema. La povertà? No, la povertà è conseguenza al fatto che il crollo delle nascite nel mondo occidentale, quindi un sistema maturo economicamente, ha provocato povertà. Perché? La sequenza ve la dico in 30 secondi. Perché? Per compensare la domanda legata al crollo delle nascite, abbiamo inventato la compensazione consumistica. Non abbiamo fatto figli, ma abbiamo consumato negli ultimi 25 anni 5 volte più di quello che consumavamo prima. Per consumare cosa abbiamo fatto? Prima ci siamo mangiati i risparmi. E i risparmi che cosa sono? Sono la linfa del sistema bancario. Le banche quindi hanno avuto una percentuale enorme progressivamente di afflusso di risparmio che ha provocato minor credito alle imprese e più alto costo del denaro. E si è dovuto inventare i prodotti derivati per chiudere il bilancio. Ma non basta. Per far consumare abbiamo fatto delocalizzazione industriale. Questo che prima veniva fatto a Fano, e fatto a Fano costerebbe 10 euro, viene fatto fare a Pechino che costa 1 euro, viene venduto a Fano a 5 euro. E questo cosa fa? Aumenta il potere d'acquisto raddoppiandolo.
ma abbiamo deindustrializzato l'Occidente. Se oggi i nostri figli, nipoti, voi, non trovate lavoro, è perché non abbiamo fatto figli. Forse non ve l'hanno mai spiegato, ve lo sto spiegando io in maniera molto breve e sintetica. Il fatto di non aver fatto figli ha provocato la delocalizzazione industriale, cioè abbiamo esportato investimenti e manodopera. E noi ci siamo diventati un paese di consumatori e non più produttori. Ma non basta. Non facendo figli, la popolazione invecchia. Negli anni 70 chi era in pensione era il 10-12% della popolazione, oggi vicino al 30%. Quindi sono aumentati esponenzialmente i costi della vecchiaia, che sono le pensioni, la sanità. Ecco come aumenta la spesa pubblica, ecco come aumenta il debito pubblico, grazie al fatto di non aver fatto figli. E come è stato pagato questa crescita negli anni 70? Fate attenzione, il peso del... Questa è l'unica cosa che dice incomprensibile l'Istat, non interpretabile. Negli anni 70 il peso delle imposte sul PIL, sul reddito degli italiani, era il 25%, oggi 52-53%. Sono raddoppiate il peso delle imposte sui redditi. Per questo oggi una coppia che vuol fare un progetto matrimoniale dice «ma non ho i soldi». Certo, sono raddoppiate. Oggi una coppia in due guadagnano meno di quello che guadagnava il maschietto 30 anni fa. Primo, perché le tasse sono aumentate. Secondo, perché abbiamo deindustrializzato il paese e non c'è più domanda, per cui c'è quella rarefazione della domanda di manodopera che fa i co-co-co, fa i contratti a termine e così via. Ma di chi è la colpa? Del fatto che non abbiamo fatto crescita economica, e non l'abbiamo fatta perché non abbiamo fatto figli. Potrei andare avanti tutto il tempo che volete. Quarto punto, valore economico della famiglia. Molto rapido. La famiglia non ha soltanto un valore sociale, perché educa, ma anche un valore economico, perché autoproduce e autodistribuisce al suo interno. Fa assistenza al suo interno, verso i figli disoccupati, li manda a studiare, e verso gli anziani e i malati. Per cui la famiglia compete con lo Stato, e lo Stato non vuole che la famiglia competa con lui. Soprattutto perché la famiglia dà educazione e lo Stato ritiene che l'educazione individuale data dalla famiglia crei i conflitti sociali. E chi è esperto di queste cose sa perfettamente cosa voglio dire. L'attacco alla famiglia è perché la famiglia dà formazione individuale ai figli, secondo il loro bisogno. Il mondo vuole formazioni omogenee, uniformi. E prende la scusa che sennò si creano i conflitti sociali, diseguaglianze. Quarto e ultimo punto. Quinto e ultimo punto. Chi sono i nemici della famiglia? Allora, per capire bisognerebbe studiare l'attacco portato alla famiglia alle nascite negli anni 70 dalle grandi università americane che seguivano i diktat del nuovo ordine mondiale di Kissinger del 1970. Spiegarvelo è semplice. Nel 1970 viene stabilito il nuovo ordine di tutto il mondo e una delle prime cose, la più importante, è far smettere di far figli. Il fatto è che chi ha smesso di far figli è il mondo che leggeva, quindi il mondo occidentale. Nel 1970 al mondo c'erano 4 miliardi di persone, 2 nel mondo ricco, 2 nel mondo povero, più o meno, passatemi. Oggi ce ne sono 7,5, 5,5 nell'ex mondo povero, oggi ricco, e 2 ancora nel vecchio mondo ex ricco, oggi povero. Poi ci potremmo mettere a spiegazione del perché la famiglia è stata attaccata e chi sono i suoi nemici, vari fenomeni, vari riferimenti, il relativismo sicuramente, il problema antropologico, che cos'è l'uomo? Se l'uomo è un animale intelligente, che bisogno c'è di dare un senso alla sua filiazione? Goda la vita. Il problema, il grande problema, questo ci tengo a dirvelo, a chiedervi di riflettere su questo. Il grande dibattito che si accese
soprattutto negli ultimi 20-25 anni, e che è un dibattito di carattere filosofico, ma non vi do la spiegazione, vi prego di rifletterci sopra. Viene prima la libertà o viene prima la verità? Voi sapete che, per dire, non so, 200 anni fa, post-illuminismo, chi avrebbe detto che viene prima la libertà della verità sarebbe stato un 20% della popolazione. Oggi chi ha il coraggio di affermare che la verità viene prima della libertà, rendendola consapevole, rendendola responsabile, è lo 0 e qualcosa%. E chi lo pensa non lo dice perché ha paura. Mi fermo qui, do la parola a chi mi segue. Ha smontato in alcune battute quello che io avevo acquisito leggendo una serie di studi prima di venire qui, e cioè non è il debito pubblico che motiva il crollo delle nascite, è invece il crollo delle nascite che produce il debito pubblico, tesi Gotti tedeschi. Io avevo acquisito leggendo esattamente la tesi contraria, quindi a me è stato molto utile per smontare, per falsificare le mie conoscenze precedenti. Bene, a parte le battute, ma non è una battuta, è la realtà, procediamo in questo nostro percorso dando la parola al secondo intervenuto, Simone Pillon. Simone Pillon è avvocato, è stato presidente del Forum delle Associazioni Familiari dell'Umbria e consigliere nazionale del Forum medesimo. È relatore in decine di convegni su questi temi, relativi in particolare all'affido e alla bigenitorialità. Ha organizzato il Family Day, noto a molti di voi, credo, nella edizione 15-16. Oggi è senatore della Repubblica, ma in particolare oggi o ieri, mi pare, nelle ore più recenti, è diventato papà per la terza volta, e quindi gli facciamo un augurio. Questo è l'unico applauso. Allora. Ecco, e con questo applauso gli passiamo la parola per un intervento, direi, di un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto Benissimo. D'ora. Vado, sì, cerco di parlare in piedi, ma in modo da essere sentito. È una sala abbastanza difficile per l'audio questa, credo, no? Allora cerco di... ci provo. Va bene così? Si sente? Va bene. Allora, grazie dell'invito, grazie a chi mi ha preceduto, è sempre un piacere ascoltare il professor Gotti Tedeschi. Cercherò di essere anch'io abbastanza rapido per dare dei flash. Allora, abbiamo sentito, credo... le parole del professor Tedeschi che sempre ci fanno riflettere, ma vorrei passare a una parola che diede Papa Ratzinger, che vorrei fosse l'inizio del mio ragionamento. Secondo Papa Ratzinger, la crisi economica che stiamo vivendo non ha radici economiche, ma ha radici essenzialmente valoriali. Cioè, il fatto che noi ci troviamo ancora oggi a cercare di uscire da una situazione di crisi economica non ha un fondamento di carattere strettamente economico. Da qui vorrei partire, perché quello che è stato detto poc'anzi è esattamente la base di partenza. Se la crisi ha radici valoriali, vuole dire che per uscire dalla crisi non dobbiamo utilizzare lo strumento economico, ma dobbiamo ritrovare i valori. E quali sono i valori ai quali dobbiamo ritornare? Perché tutti fanno un gran bel parlare di valori, valori di qua, valori di là. Io mi limito a chiedere a ciascuno dove sono collocate le ragioni dell'agire quotidiano. È stato detto adesso, io ho fatto per la terza volta l'esperienza di diventare padre. Ma secondo voi la scelta di diventare papà per la terza volta è stata una scelta dettata da ragioni da quale abbiamo prima ponderato se economicamente eravamo in grado di, abbiamo, non lo so, valutato se c'erano dei contributi? Perché vedete, su questo, e anche i miei amici del forum su questo secondo me dovrebbero un attimo raddrizzare il tiro, c'è una grande confusione. La scelta di aprirsi alla vita non passa per politiche di sostegno alla famiglia. Questo non significa che debbano o non debbano essere fatte politiche di sostegno alla famiglia. Devono essere fatte politiche di sostegno alla famiglia. Anzi, non sono politiche di aiuto, sono politiche di equità fiscale. Ma la scelta di generare nuovamente la vita non passa da ragioni economiche, passa da altro.
E cosa è questo altro? Qualcuno ci fa la morale, ancora col ditino alzato, qualcuno che è convinto di avere la superiorità morale, di poterci insegnare le cose, no? E qualcuno dice, dobbiamo tornare alla fraternità, alla solidarietà, tutte parole bellissime. C'è anche sulla moneta, da 2 franchi, da 10 franchi, c'era scritto, no? Liberté, égalité, fraternité. Fraternité de che? Abbiamo tolto il padre comune, perché il padre comune l'abbiamo tolto, abbiamo deciso che Dio non c'è più, o che se c'è, se a Perugia dicono chi vuole Dio se il preghi, cioè è una questione privata, però poi dobbiamo giocarci la fraternità. Ma se non c'è un padre comune, perché devo essere fratello di qualcun altro? Fratello di qualcun altro è tecnicamente chi ha un padre comune. Noi abbiamo tolto il padre comune, in una parola, noi abbiamo tolto il cristianesimo dalla società, però pretendiamo che ancora i valori che restano dal cristianesimo siano assolutamente portati come riferimento continuo. Ma non funziona così, non è così. Se noi togliamo le radici cristiane dal nostro paese, se noi togliamo le radici cristiane dalla nostra Europa, fatalmente anche i valori che derivano dalla società profondamente imbevuta di cristianesimo cadranno. Quindi non si può avere il cristianesimo senza i valori, oppure i valori senza il cristianesimo. Le due cose vanno insieme. Allora io ho sentito una conferenza del filosofo Salvatore Natoli, ovviamente posizioni marxiste, il quale dice no, ma noi andiamo d'accordo con voi cristiani perché i vostri valori di solidarietà ci piacciono moltissimo. No, sì, ma non puoi pensare di relegare la fede nel privato o peggio, di eliminarla del tutto. Allora dobbiamo, primo, ridare una dimensione pubblica della fede, che non significa che tutti diventano cristiani, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che chi lo è deve dare una dimensione pubblica al suo essere cristiano. Io ho fatto un discorso al Senato nel quale garantivo la fiducia al governo, affermavo la mia fiducia al governo, e ho concluso questo discorso con parole che negli Stati Uniti d'America non scandalizzerebbero nessuno. Ho detto Dio benedica l'Italia. Negli Stati Uniti ogni politico conclude dicendo God bless America. Lo dice addirittura Clinton, che mi piacerebbe sapere in quale Dio esattamente crede, ammesso che creda in qualche Dio, no? E in Italia invece poi sono venuti a dirmi, certo che sei stato coraggioso a dire queste cose, perché è la prima volta che in Senato si sentono cose del genere. Ho detto male, molto male, perché al di là della clericalizzazione che nessuno vuole, al di là del fideismo che nessuno vuole, ma ritornare ai valori significa dare nuovamente dimensione pubblica alla fede. La fede non è un fatto privato. Questo qualche vescovo credente ancora ce lo dice. E quando troviamo un vescovo credente o un sacerdote credente, teniamoceli da conto e stiamo vicini, perché non è da poco. Ancora, quindi, crisi valoriale, ripresa valoriale. Crisi economica, ripresa economica. Le due cose sono strettamente correlate. Ancora, noi veniamo da una situazione in cui, e qui parlo più da giurista che da politico, la norma che tutti noi applichiamo trovava un forte riscontro nella norma che ciascuno porta nel cuore. Io sono profondamente giusnaturalista, cioè sono convinto che la legge, prima di tutto ogni uomo la porta scritta nel cuore, poi il Parlamento, la politica può esplicitare meglio quella che è una norma che però ogni uomo e ogni donna portano scritte nel cuore. Però bisogna vedere se ancora questa cosa è vera, perché vedete, dagli anni 60 in poi, per la precisione nel 1970 nel nostro paese, è entrata in vigore una legge precisa e specifica, che è la legge 898, la legge sul divorzio, che è andata a mettere in crisi esattamente questa dinamica. E da lì in poi tutta un'altra serie di norme sono entrate in vigore nel nostro paese, in contrasto con la legge naturale. Volete l'esempio? Vediamo intanto se è vero o no che esiste la legge naturale. Esiste la legge naturale? Oppure ogni Parlamento è sovrano a se stesso? Anche su questo
dobbiamo fermarci e ragionare, perché siamo continuamente attaccati da una campagna fortissima che ci porta alla totale autonomia. La campagna mediatica e culturale ma è pressante. Siamo tutti convinti che alla fine decido io. E in una misura tutti sono stati attaccati da questa autonomia, per cui alla fine sei tu che fa da metro su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma c'è ancora un giusto e uno sbagliato oggettivo? Oppure è la maggioranza del momento che decide che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Allora, nel 1970 è entrata in vigore una legge che ha detto che una promessa fatta davanti a testimoni, con la quale mettevi in gioco completamente la tua vita, il tuo corpo, la tua intimità, la tua generatività, bene, quella promessa non contava nulla. E sto parlando della promessa matrimoniale. Cos'è il matrimonio? È una promessa pubblica fatta davanti a testimoni, con la quale tu ti impegni a restare con quell'uomo o con quella donna per tutta la vita, qualunque cosa succeda. E questo impegno è talmente profondo che il tuo stesso corpo viene coinvolto dalla generatività, dalla relazione uomo-donna. Ebbene, cosa c'è di più profondo? Cosa c'è di più coinvolgente? Ottimo. Il nostro ordinamento giuridico tutela i contratti di compravendita, tutela i contratti di fornitura, di somministrazione del servizio telefonico, molto meglio di quello che oggi tutela il matrimonio. Oggi in 6 mesi un bravo avvocato divorzista ti fa cambiare moglie o marito. Un buon avvocato non ce la fa a farti cambiare operatore telefonico in 6 mesi, ci vogliono 8 o 10 mesi. È molto più semplice cambiare la moglie che cambiare la Vodafone o la TIM o la 3. Questo non può non avere delle conseguenze, perché se nel tuo cuore c'è scritto che la parola va mantenuta, ma poi la legge ti dice che non è vero, che la parola si può anche non mantenere perché d'altronde, sai, ci sono tante scuse, ognuno di noi ha 1000 scuse per non mantenere la parola. E guardate che con questo non sto prendendomela con nessuno, non voglio che persone che qua magari hanno una situazione matrimoniale di fragilità o peggio ancora di sofferenza si sentano giudicate, niente di più lontano da me, faccio l'avvocato di diritto di famiglia da quasi 20 anni e so che sofferenze terribili che ci sono là dietro, quindi nessuno davvero si senta giudicato, però abbiamo un problema. Come abbiamo un problema con la legge 194 del 78, quando nel cuore di ciascuno c'è scritto non uccidere l'innocente, perché questo c'è scritto nel cuore dell'uomo, sono sicuro che c'è scritto. Eppure una legge dello Stato ti autorizza a uccidere la persona più innocente che ci sia sulla faccia della terra, che è il bambino che ancora non è nato. Ancora non è nato. Quindi ancora non ha avuto il tempo neanche di non lo so che cosa. Di dare urto a qualcuno. E anche in questo caso non voglio assolutamente che nessuno si senta giudicato. Il problema non è giudicare le persone, il problema è chiederci se stiamo facendo la cosa giusta come società o no. Perché vedete, io di fronte a questi temi credo che nessuno ha mai detto che il matrimonio sia una cosa facile. Nessuno ha mai detto che la moglie è sempre fantastica, che torni a casa la sera, no, come vorrei io, e trovi tutto bello in ordine, tutto preciso, con la moglie che ti sorride, che ha cucinato per bene, che ti aspetta. No, questa roba qui non esiste, come non esiste più la famiglia del Mulino Bianco, tant'è vero che hanno messo Banderas che parla con la gallina, perché non c'è più manco quella. Ma meno male che non c'è più, perché non è mai esistita. Ma il problema è un altro, e cioè se noi come società vogliamo continuare a seguire il pensiero debole, sempre più debole, sempre più debole, sempre più debole, oppure se vogliamo seguire un pensiero forte. E un pensiero forte di fronte a queste 2 o 3 cosette che vi ho accennato, dice: c'è una coppia in crisi? È normale, sosteniamola, aiutiamola, facciamo in modo che l'intera comunità si stringa attorno a quelle persone, in modo che possano trovare un accordo, possano continuare ad andare avanti. Quanto bene c'è attorno a una famiglia che resta unita e quanto male c'è, quanta sofferenza c'è attorno a una famiglia che si frantuma. Questo credo che sia oggettivo. Quanto bene c'è attorno a una vita. Ieri sera stavo maneggiando Stesserino appena nato, mi sono scontrato ancora una volta contro la forza della vita. La forza della vita che esce dal corpo della donna e che è qualcosa
che ogni volta è emozionante, la terza è probabilmente, non lo so, non ti ci abitui mai, no? E noi lì attorno stiamo costruendo pensiero debole, pensiero debole, pensiero debole. D'altronde il figlio non ci sono i soldi, non si può, basta, c'è l'aborto che è gratis e buonanotte. Ma attorno a una donna che è in crisi per una gravidanza, siamo capaci di costruire una rete che raccolga questa ragazza e le dica tranquilla, è tutto a posto, non è successo niente di grave, siamo qui, ti aiutiamo, ti daremo tutti gli strumenti perché il tuo bambino nasca, cresca, nessuno ti possa giudicare, tu possa sentirti accolta, amata, accompagnata. Attorno a una famiglia in crisi, attorno a una donna che si trova in questa situazione, attorno a mille situazioni nelle quali ogni giorno noi ci troviamo e ci troviamo sempre invece l'alternativa debole. Il nonno che sta male o che ha l'Alzheimer o che ha la SLA è una situazione di difficoltà e io credo ben di sì. Quando lo zio è morto di SLA non era una passeggiata, non era una barzelletta. Eppure lo zio non ha mai chiesto di morire. Perché? Perché aveva una famiglia intorno. Aveva le figlie, aveva me, che andavo a fargli massaggi il venerdì sera anziché andare in discoteca con i miei amici. E io non sono uno stinco di santo, sia ben chiaro. Però ho visto nella famiglia la mia mamma che si prendeva cura della sua mamma e quindi l'ho imparato, ho scoperto che si può fare. E questo diventa pensiero forte. Invece noi cosa facciamo? Facciamo una legge, l'ultima legislatura si è chiusa, io ho scritto eutanasia di una legislatura perché si è chiusa con una legge sull'eutanasia, per cui d'altronde soffre e lo ammazziamo. Certo. Ma questa è logica conseguenza di un modo di pensare la società, di un modo di pensare il mondo, in cui ogni problema, ogni sfida diventa non occasione per tirare fuori tutto il coraggio di una comunità che è ancora capace di stringersi attorno alle persone, ma diventa occasione per il singolo, per l'individuo, di essere lasciato solo, sempre più solo, ancora più solo. Questa è l'alternativa. Noi oggi ci stiamo giocando un'alternativa tra il pensiero forte e il pensiero debole, un'alternativa tra il diritto naturale e il diritto positivo che decide tutto quello che gli pare, un'alternativa tra i valori e l'alternativa tra il nulla, l'alternativa tra l'identità e l'alternativa della globalizzazione in cui tutto è niente. Noi siamo arrabbiati parecchio con la legge sulle unioni civili, abbiamo fatto 2 manifestazioni di piazza, non sono bastate, ma ce l'avevamo con le persone gay? Era questo il problema? Perché ovviamente la stampa è andata tutta lì, ecco i soliti omofobi, intolleranti, razzisti, non era quello il problema. Il problema è che se noi togliamo la famiglia da una società, togliamo la scuola delle relazioni e se togliamo la scuola delle relazioni arriviamo a una società di individui. Perché non c'è più relazione. E se decostruiamo come voleva qualcuno e abbiamo dovuto fare un referendum e fortunatamente l'abbiamo fermato, perché l'abbiamo fermato sulla linea del Piave, e se noi costruiamo una società disintermediata in cui non ci sono più i corpi intermedi, togliamo la famiglia perché tutto è famiglia, quindi niente è famiglia, 3, 4, 5 persone dello stesso sesso magari sono... allora ce n'ho ancora, posso andare a ruota. Dicevo... quindi ancora va bene, concludo, mi avvio alla conclusione. Se noi, dicevo, costruiamo una società in cui togliamo i corpi intermedi, il risultato finale è che ci sei tu di fronte a Soros. Soros sposta 18 miliardi di euro così, dall'oggi al domani. E tu quanto guadagni al mese? 1.500? 1.800? Se ti va bene. La tua casetta di mattoni, preziosità italiana che ha permesso al risparmio del nonno che è andato a lavorare in miniera in Belgio non di andare a finire, non lo so, da qualche parte, ma di fermarsi lì in modo che potesse arrivare a te quella casetta e tu poi la passerai al tuo figlio che magari è disoccupato ma si può sposare lo stesso perché c'è la casetta di mattoni del nonno. Ecco, questa preziosità perché ti si è svalutata? Valeva 200.000 euro, adesso vale 80.000 euro. Dove sono andati a finire i 120 di differenza? Perché ti hanno lasciato solo di fronte alla lobby finanziaria. Questo è quello che sta succedendo. Allora, come possiamo fermare tutto questo? E ho concluso. Abbiamo una possibilità.
Abbiamo una possibilità, e torno alle parole di Giovanni Paolo II, che parlava di felice eccezione italiana, perché l'Italia non è un paese come tutti gli altri. L'Italia è un paese in cui alla fine le radici cristiane ancora ci sono, ancora sopravvivono e ci danno capacità di relazione. In Italia ancora, nonostante le botte che hanno cercato di darci, ancora la famiglia regge. E se l'Italia diventa in Europa punto di riferimento di altri paesi, sto pensando ai paesi di Visegrad, sto pensando alla Polonia, sto pensando all'Ungheria, sto pensando ad altre realtà che magari stanno pian pianino riscoprendo i loro valori, che ce li hanno anche loro, cristiani come i nostri, ecco che allora possiamo cambiare le cose, possiamo invertire il trend, possiamo fare macchine indietro. Qualcuno ci dice: state tornando indietro. Sì, assolutamente sì. Quando sei sull'orlo di un burrone, l'unico passo sensato che puoi fare è all'indietro, perché se fai un centimetro in avanti è finito tutto. Oppure no. Oppure prenderemo un'altra alternativa, che è quella del crollo definitivo, della totale individualizzazione della società. Diventeremo come gli svedesi, che non hanno più il cielo, non credono più in niente, non hanno più la relazione, non hanno più la famiglia, comprano e vendono figli su internet, comprano e vendono gameti maschili e femminili su internet. Arriveremo lì. E quindi è finito tutto? Grazie a Dio no, non è finito niente, perché la storia ci insegna che nei momenti di crisi peggiore qualcosa si salva sempre, il seme si salva sempre. Dove si salmò il seme durante le invasioni barbariche, quando crollò l'impero romano, quando sembrava che fosse finita la civiltà? No. Attorno a piccole comunità cristiane si salvò tutto, e da lì poi poté ripartire. Attorno ai conventi, ai monasteri, ai benedettini, ai cistercensi, lì si salvò. Bene, oggi forse riusciamo a salvarci, ma se non ci salviamo, dove si salverà il seme? Attorno a piccole comunità fortemente valoriali. Quali sono queste comunità? Le nostre famiglie. Le nostre famiglie già oggi fanno questo servizio. Quando penso alla famiglia con 7 figli che va in Cina a evangelizzare e prende l'autobus, e sull'autobus salgono le donne cinesi, vedono i 7 figli e si mettono a piangere, e guardate che questi sono di Foligno, già non parlano una parola di italiano, figuratevi di cinese, eppure avevano già dato speranza a quelle persone semplicemente facendo vedere che si possono avere 7 figli. Allora, le nostre famiglie oggi possono essere questi luoghi, e per famiglia intendo anche le comunità, le piccole comunità locali, il tuo oratorio, la tua associazione, là dove si crea una relazione umana, una relazione bella, una relazione sana, là è possibile che si salvi il seme. In un caso o nell'altro, voi mi capite, siamo condannati a vincere. Grazie. Il dottor Iadicicco, che è un economista, è stato anche consigliere provinciale della provincia di Roma e è oggi presidente nazionale di ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Territorio. A lui la parola per un intervento per il quale, diciamo così, raccomando la brevità. Sarò breve come Pillon. No, scherzo. Cercherò di essere più breve, anche perché intanto volevo ringraziare gli organizzatori per avermi invitato e tutti quanti voi per essere qui, perché è un fatto straordinario comunque ci siano delle persone, pochi o tante, in questo caso anche tante, ad ascoltare certi temi, visto che non sono così di interesse pubblico. E sarò breve perché ho ascoltato con grande interesse la relazione del professor Gotti Tedeschi e non vorrei essere rimproverato per incompetenza e giudicato. Però voglio partire dalla considerazione che ha lasciato alla fine il professore: libertà e verità. Voglio provare a tenerla come filo conduttore di questo brevissimo ragionamento. Erdogan, il presidente turco, forse un anno fa, in occasione di una tornata elettorale in Olanda, nella quale si presentava un partito filo turco, al quale fu impedito di svolgere un comizio in Olanda, intervenne a sostegno dei turchi in Europa dicendo: ma non dovete preoccuparvi, lo dico in parole semplici, non dovete preoccuparvi perché noi comunque questa guerra l'abbiamo già vinta, voi continuate a fare quello che già facciamo, cioè fate i figli
che tanto loro i figli non li fanno e quindi la guerra la vinceremo noi. Interessante, perché può sembrare, come dire, una provocazione, in realtà era proprio la verità. Cioè, è tutto lì, sintetizzato in queste poche parole del presidente turco. Cioè, noi la guerra la perderemo, la guerra intesa come la guerra che consente l'esistenza di una civiltà, perché non avremo più a chi trasmettere la nostra identità, la nostra storia, i nostri valori, la nostra cultura, perché non facciamo più figli. È strano, non facciamo più figli, eppure abbiamo molto a cuore le questioni economiche, lo diceva prima il professor Gotti Tedeschi. Ma noi sappiamo che, facciamo l'esempio dell'Italia, un paese che non fa figli, come il nostro, non è più in grado di sostenere il sistema di welfare. Banalmente non sarà più in grado, e non lo è già più, di pagare le pensioni, ma non sarà più in grado di mantenere il sistema sanitario, e già non lo è più in grado di mantenere il sistema sanitario. Perché la famiglia, perché i figli intanto garantiscono il pagamento delle tasse, sono i redditi di chi entra nel mondo del lavoro rispetto al costo di chi esce dal mondo del lavoro ed è un pensionato sostanzialmente ed ha bisogno di cure maggiori, banalmente perché la famiglia, nel momento in cui viene destrutturata e non esiste più, fa perdere alla società quel luogo naturale di cura e di sviluppo della vita umana. Ma se è così, perché non in Italia? In Italia si è concentrato tutto negli ultimi 3 anni, ma in tutti i paesi occidentali sono state fatte delle leggi volte a destrutturare la famiglia naturale per come l'abbiamo conosciuta. Cioè, la domanda di fondo è: se è economicamente sconveniente disarticolare la famiglia, perché il potere economico finanziario invece ha voluto disarticolare la famiglia? Cioè, se il tema demografico è la causa del problema immigrazione, del problema ambientale e del problema povertà, impoverimento dell'Occidente, ovviamente, e perché nessuno si pone la questione del problema demografico? O forse ci dovremmo domandare qual è la causa del problema demografico? Cioè, che cosa c'è dietro il fatto che noi non facciamo più figli? Certo, qualcuno mi potrebbe dire che sono un complottista, però io penso che dietro la crisi della famiglia e quindi dietro al problema demografico ci sia proprio il modello economico che l'Occidente esprime, e che è un modello, è stato detto, che produce tendenzialmente delocalizzazioni, quindi il trasferimento delle risorse fuori dal territorio dei paesi occidentali, dove la manodopera costa 10-20 volte meno che da noi, e finanziarizzazione dell'economia. Cioè, entrambe le caratteristiche che cosa fanno? Producono una concentrazione della ricchezza, perché banalmente se chi detiene denaro, anziché investire in Italia, investe in paesi dove la manodopera costa 10 volte di più, aumenta il suo margine di profitto, ma non aumenta la ricchezza reale né del nostro paese né del paese dove la manodopera costa 10 volte, 20 volte meno che da noi. E chi detiene denaro e acquista e vende titoli non produce alcun tipo di ricchezza reale, accresce solamente la ricchezza presente nel suo portafoglio. Infatti noi sappiamo che oggi al mondo c'è una continua crescita della concentrazione della ricchezza, sempre più ricchi che detengono la stragrande maggioranza della ricchezza mondiale, la stessa ricchezza, l'1% della popolazione ha la stessa ricchezza dei 3,5 miliardi di persone più povere del pianeta. E ovviamente questo potere economico-finanziario è un potere che è talmente grande e talmente forte che è in grado anche di ridurre, come dire, la capacità dialettica del potere politico. Cioè, il potere politico non è più in grado di avere una dialettica con il potere economico-finanziario, subisce le scelte del potere economico-finanziario. Questo è il tema centrale della questione occidentale. E che c'entra questo con la natalità e con la famiglia? Secondo me c'entra moltissimo. Perché è ovvio che questo potere ha interesse a far sì che la famiglia, quale cellula fondamentale della società, quale luogo naturale di relazione, venga destrutturata. Se l'obiettivo è creare il consumatore e il suddito perfetto, se l'obiettivo è omologare, ovviamente destrutturare l'ultimo elemento di carattere comunitario, la cellula fondamentale della società, diventa, come dire, la condizione necessaria per portare a termine l'operazione. E fare meno figli significa poter controllare le risorse, poter gestire queste persone, poter fare in modo che si cresca sempre meno dentro il tessuto familiare. Infatti poi la fecondazione, gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per avere figli fuori dalla filiazione naturale,
e tutto quello che ne consegue. Sinanco i matrimoni omosessuali, è stato detto che il ministro Fontana è stato attaccato per aver detto che i matrimoni omosessuali non esistono, al di là del fatto che ha detto che non esistono nella nostra legislazione, ed è vero, perché la legge sulle unioni civili non è, almeno a detta di quello che c'è scritto nella legge, il riconoscimento dei matrimoni omosessuali. Ma il matrimonio omosessuale non esiste per il semplice fatto che il matrimonio per sua natura è un'unione tra un uomo e una donna, e non lo dico perché faccio una valutazione di carattere partigiano, cioè di parte, perché sono convinto, perché sono cattolico, che poi non c'entra niente, perché... ma perché ce lo dice l'etimologia stessa dei termini. Famiglia viene dal latino famulo, e il famulo era, nei nuclei familiari della Roma antica, il famulo era il servo, cioè era una persona che non aveva alcun tipo di rapporto né sentimentale né di sangue, ma che viveva dentro al nucleo, quella che oggi chiameremo la badante sostanzialmente. E quando i nostri padri romani decidono di dare un nome a quel nucleo, utilizzano come termine famiglia, cioè richiamano all'elemento del servizio, non all'elemento dell'affetto, all'elemento del servizio. E quando danno un nome all'istituto giuridico che regola la famiglia, lo chiamano matrimonio, mater munus. Quando ci si sposa c'era una volta la dote del padre e la dote della madre, la dote dell'uomo e la dote della donna. La dote dell'uomo era il sostentamento della famiglia, infatti noi oggi chiamiamo ancora oggi matrimonio, cioè la dote del padre, quello che possediamo. Invece chiamiamo matrimonio l'istituto giuridico che riconosce la famiglia, proprio perché l'elemento fondamentale, oltre al servizio, è la potenziale apertura alla vita. Cioè la dote della madre era la possibilità di fare dei figli. Mi fanno ridere quando dicono che noi non vogliamo riconoscere gli affetti, ma la legislazione sul matrimonio non riconosce gli affetti, altrimenti ci dovremmo preoccupare di normare qualsiasi tipo di affetto, l'affetto che intercorre tra me e un mio amico, l'affetto che intercorre tra me e il prete che mi ha sposato, l'affetto che intercorre tra me e un compagno di classe, ogni forma di affetto. Di costruire giuridicamente il favor famiglia, cioè delle condizioni di favore a quel nucleo fondamentale, perché in quel nucleo nasce e si sviluppa la vita umana, e dentro quel nucleo c'è la possibilità della società di stare in piedi. I coniugi, due che si sposano, no? Coniugi non è che vuol dire due persone che si vogliono tanto bene e vanno al cinema, vanno a teatro assieme. Coniugi vuol dire cum iugus, cioè due persone che portano lo stesso giogo, lo stesso peso. Cioè l'elemento fondamentale dell'essere coniuge è l'elemento di portare assieme il peso. E qual è il peso? Il peso della famiglia, cioè di questa cellula su cui si poggia tutta la società. Quindi in fondo il peso della società. E perché, per tornare alla questione di libertà e verità, e vado verso la conclusione, perché allora se è vero che la famiglia svolge questa funzione, subisce questo attacco? Perché esiste un linguaggio, una neolingua che è di dominio planetario, che serve a convincerci che questo pensiero unico sia l'unica strada percorribile, l'unico pensiero possibile. Pensate a una cosa banale. Noi oggi siamo convinti che le donne lavorano perché sono libere di lavorare. Dirò una cosa che potrebbe essere sgradita. Ma siamo veramente sicuri che le donne lavorino perché sono libere di lavorare, o le donne, pur potendo esercitare la libertà di lavorare, invece sono costrette a lavorare? È stato detto prima, se il reddito di un uomo è dimezzato, c'è necessità di portare nel nucleo familiare un altro reddito per poter tenere la famiglia in piedi. Ma siamo sicuri che tutte le donne che lavorano vogliano lavorare? Lavorare fuori casa, perché poi lavorare in casa è un lavoro, che lavoro che chiunque è marito, io certe volte rimango esterrefatto di mia moglie che ha moltissimi difetti, ci vorrebbe un convegno per elencarli, però rimango esterrefatto della capacità tipica delle donne di poter fare contemporaneamente la mamma, la moglie, pulire casa, andare al lavoro, occuparsi dei figli, cucinare, cioè delle cose, e che oggettivamente, ma verrà il dubbio di dire che una società che abbiamo costruito così, nella quale una donna che vuole fare la mamma e la moglie rischia l'esaurimento nervoso a 40 anni, non è propriamente una società in cui è stata concessa libertà? Lo possiamo dire o diciamo cose che sono fuori dalla realtà? Ecco, il rapporto che c'è tra libertà e verità, e forse sta tutta qui la questione, riappropriarci della libertà, perché noi viviamo in una società in cui ci riempiamo la bocca della parola libertà, ma forse di libertà ce n'è veramente poco. Io faccio sempre questo esempio: qual è il rapporto tra libertà e verità? Se qui ci fosse un bambino e io lo facessi salire lì su e gli dicessi buttati che voli,
il bambino probabilmente si butterebbe, farebbe una scelta libera, teoricamente, si lancerebbe da lì, indotto però da un mio atteggiamento, da un mio comportamento, perché lui in quel momento esprime fiducia nei miei confronti, si fida di me perché sono adulto, e siccome si fida di me perché sono adulto, se io gli dico buttati perché voli ed è bello, lui si butta, ma in realtà se cade, nella migliore delle ipotesi, si fa male. Allora noi viviamo in una società in cui quelli che dovrebbero essere i punti di riferimento, cioè i governanti, chi governa i processi decisionali, le elite, chiamiamole così, raccontano una verità artatamente modificata al fine di salvaguardare il proprio interesse, e quindi non sono punti di riferimento della società. Ed è questa la grande crisi della politica con la P maiuscola. Cioè che manca il prestigio, l'autorevolezza di chi ci guida, per cui noi ci possiamo fidare che ci sta dicendo la verità anziché una bugia. E in un mondo in cui invece prevale la menzogna, è ovvio che la libertà, lo spazio di libertà si riduce. Noi pensiamo di essere liberi e in realtà non lo siamo, perché le nostre scelte sono vincolate da informazioni, comunicazione che è completamente falsa. Potremmo fare migliaia di esempi di questo tipo. E concludo però dicendovi, condivido l'appello alla speranza, perché altrimenti esiste una speranza che è insita nel cuore dell'uomo. In greco uomo anthropos, una scoperta fantastica che ho fatto, che non sapevo perché sono ignorante, anthropos vuol dire dal greco colui che ha lo sguardo rivolto verso l'alto. Cioè quando i nostri padri hanno deciso di dare un nome all'uomo per differenziarlo dagli altri animali, l'hanno chiamato anthropos, cioè colui che ha lo sguardo rivolto verso l'alto. Questo è il punto di rottura. Cioè che dentro la crisi, che è una crisi sociale, antropologica e quindi economica, il punto di rottura è che le persone, l'uomo, noi, tutti noi qui dentro, siccome abbiamo lo sguardo puntato verso l'alto, sentiamo che c'è qualcosa che stride, che c'è qualcosa che non va, che in fin dei conti quella ricerca della verità che ci conduce a volere fino in fondo la vera libertà, sarà questo l'elemento che romperà, che creerà, che crea il disequilibrio rispetto a un modello, a un paradigma economico, sociale, antropologico principalmente, che è fallito e che si tiene in piedi semplicemente perché è etero diretto dai pochi che lo governano. E il grande cambiamento che ci sarà, che è un cambiamento che principalmente verrà dal cuore di tutti quanti gli uomini, di tutta quell'umanità che ha lo sguardo rivolto verso il cielo. Grazie.